Amici, buongiorno. Oggi faremo una video ricetta speciale, le castagnole. Per questa ricetta ho portato la mia speciale guest star, la mamma, mamma Maria. Lei Buonasera. è la regina, Vi ho salutato. è la regina delle castagnole in casa nostra, in casa Battistelli. Allora, ognuno, tengo a precisare, ha la sua ricetta di castagnole. Questa, come è un video che comunque va in tutta Italia, io parlo di una ricetta umbra, però revisionata in casa nostra, quindi ognuno ha le sue, io vi faccio vedere la mia, anzi quella di mia mamma. Allora, cosa serve? 4 uova che noi mettiamo in un contenitore e iniziamo a frullare con un frullatore. Dopo che abbiamo montato per 2-3 minuti, il composto rimane così. Cosa facciamo? La mamma mi aggiunge la farina e riniziamo a montare. Montiamo piano piano, vedete la mamma aggiunge la farina, che sono, allora, noi abbiamo preparato 400 grammi di farina, ma ne utilizziamo 380. Poi la mamma aggiunge, ora mi fermo un attimo, aggiunge 50 ml di liquore. Allora, qui si usa il Mistral, ma io ho messo il limoncello perché noi lo facciamo anche con questa revisione. E 50 ml di olio di semi mischiati. Noi abbiamo mischiato 50 ml olio di semi e 50 di limoncello. Continuiamo a frullare. E aggiungo il sale, mezzo cucchiaino, posso dirlo io? Sì, mezzo cucchiaino di sale mi mette la mamma e Un po' di limone grattato. la scorza di limone, più o meno è un mezzo cucchiaino. Dopodiché continuiamo. Aggiungiamo la cartina da dolce. Una tartina da mezzo chilo. E continuiamo. Non si è staccato. Imprevisti della diretta. Allora, abbiamo stoppato, fermato il nostro frullatore e ora utilizziamo le mani. Prima un cucchiaio iniziamo, continuiamo a girare. Vedete, il composto è Deve venire un così. pochino più duro. E la mamma continuerà a mettere la farina perché deve diventare più duro. Continuiamo. Spostiamo Ci gli mettiamo altri ingredienti che sono per. adesso poi ci mettiamo un goccio d'olio per se si impasta meglio. Metto qua. Mettiamo nella spianatoia. Qua c'è l'olio, mamma. Un goccio dopo, quando è impastata. E iniziamo a impastare. Farina, Mi sa che ci vuole sul tappeto che dipende dalle uova. la mamma sta impastando. Abbiamo messo tutti i 400 grammi di farina perché, ripeto, dipende dalle uova, dalla grandezza delle uova. Quindi 4 uova, 400 di farina. Il composto deve essere né troppo duro né troppo morbido, vero mamma? Qui c'era anche l'olio con il gusto. Ingredienti che hai detto li abbiamo messi tutti. Ecco, continua a impastare. La mamma sta mettendo un pochino di olio Sulle mani. sulle mani in modo da muovere meglio l'impasto e quindi E non rimane attacca. anche, non attacca e rimane più morbido, vero mamma? Impastate per diverso tempo, eh? Più impastate meglio è. Guardate questa rotazione. Striscia la pasta deve fare, vedi? Non deve essere liscia. Deve essere un po' grumosa la pasta, non deve Deve essere fare troppo delle liscia. strisce, no? Ecco, ora che la mamma ha finito di impastare, mettiamo un goccio di olio, di semi sempre, nella nostra scodella, in modo che ci adagiamo sopra la nostra pasta. Ecco qua la nostra pasta delle castagnole che viene messa nella ciotola con l'olio, la maneggiate un po' e la copriamo con una pellicola e un panno e la lasciamo lievitare per 3 ore. Passate le 3 ore, noi avevamo già il composto già bello e pronto,
prendete il vostro composto che non avrà lievitato come un normale impasto, si è leggermente ammorbidito. E la mamma cosa ha fatto? Ha messo un goccino d'olio nella spianatoia e prendere la pasta, a vedere mamma, con delle forbici fa delle piccole palline, poi dipende voi come le volete grandi, noi facciamo una media grandezza. Fanne anche una grande, così vedono tutto. Ok, adesso ve le facciamo vedere queste qua. E la mamma inizia a lavorarla con la mano, così. Nel frattempo abbiamo messo a scaldare 1 litro di olio di semi, c'è chi usa lo strutto, però noi la facciamo un pochino più leggera, così possono mangiarlo un po' tutti. E lo mettete a scaldare, lo scaldate bene l'olio, però quando le buttate poi vi facciamo vedere come ecco, la mamma mette... Per vedere se frigge, non è pronto. Ancora non è pronto. Allora, quando l'olio è caldo iniziate a friggere le vostre castagnole. La mamma le sta mettendo, fate una prova con un pezzettino di pasta. E le mettete 3, 4, quelle che più... come volete. Padella. E iniziate a friggere. Che lì girate? Fai vedere mamma come si deve smuovere la castagnola. Il fuoco è tutto alto. Adesso si riabbassa. Ora lo abbassiamo. Quando viene a gonfiare. Quando iniziano a gonfiare si abbassa l'olio. Padellata, la prima viene sempre un pochino diverso dalle altre, ma le prossime saranno perfette. Ecco, mettete un po' di olio sopra la castagnola. Vada via con piale. Vedete? Inizia a gonfiare, buttate sopra dell'olio caldo. Girate, vedete, seguite questo procedimento per la frittura perché è molto importante. Sì, tutto lì. È tutto lì il segreto, vero mamma? La frittura. La frittura. Eccoci, ora la mamma ha girato una castagnola e vi fa vedere anche l'altra. La girate così. Diciamo ecco. Girare. E voi c'è questo. Ecco qua. Puoi farli, scendi, intanto faccio questo. Questa è la seconda padellata di castagnole, le prime le abbiamo tolte. Vedete già le seconde come si gonfiano di più perché l'olio ha una temperatura migliore. Ecco, continuate quel procedimento dell'olio sopra la castagnola e girate quelle cotte. Vai mamma, gira, brava. Quando cominciano a essere rosse, si cambia colore. Si... Ecco, la mamma continua a friggere, quindi mi raccomando, appena le mettete, le smuovete e appena iniziano a gonfiare ci mettete sopra l'olio. Questo è il procedimento. Ecco le ultime castagnole che le abbiamo fatte più grandi. Per accontentare la mamma, la Loide, perché la mamma le vuole fare più piccole. Ecco qua le nostre castagnole, sono venuti 20 castagnole. Ora vi faccio vedere come condirle. Allora, adesso passiamo al condimento. La mamma farà con l'Archemos il liquore. Prendete un pennello e lo spennellate. Io prendo del miele invece di acacia o castagno liquido, quello che più vi piace, e condiamo le nostre castagnole. Poi è possibile farle anche con il cioccolato e io allora che ho fatto? Ho sciolto del cioccolato in una tazzina con dell'acqua e condiamo le nostre castagnole. In 3 modi, cioccolato, miele e Archemos, e la mamma ci metterà anche lo zucchero perché qui in Umbria comunque si usa fare Archemos e zucchero. Dopo nelle altre parti d'Italia ognuno ha i suoi condimenti e lasciano anche senza niente. E non c'è zucchero dentro. Nell'impasto nostro non c'è zucchero, non è una dimenticanza, ma proprio non c'è. C'è solo un pizzico di sale.
Metti lo zucchero, mamma, ti do un cucchiaino. Ecco amici, iscrivetevi se vi è piaciuta la ricetta, iscrivetevi al canale YouTube e ora potete controllare anche il sito www.lericettedilloide.it e troverete tutto il procedimento di tutte le mie video ricette, sia le vecchie che quelle nuove, con tutti i passaggi. Mi raccomando, seguitemi. Alla prossima, ecco la mamma mette lo zucchero. Saluta mamma. Buonasera a tutti. Arrivederci.